Ciao a tutti ragazzi, bentornati su MCA, Mondo Carriera Allenatore. Io sono Ema e oggi siamo con un video molto interessante perché parliamo di cambi di ruolo. I cambi di ruolo e i piani di crescita sono una delle più grandi aggiunte di questo FIFA 21, non sono semplicissimi da capire, infatti oggi vi aiuteremo con qualche piccolo consiglio, qualche aiuto, qualche tips per cercare di comprenderli al meglio e come sfruttarli al meglio. Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, commentare con cosa ne pensate dei cambi di ruolo e cosa andrebbe cambiato di questa nuova features. Allora, il primo consiglio che vi do è sicuramente di mettere sempre un piano di crescita ai vostri giocatori. Anche se il giocatore non è giovanissimo, anche se il giocatore non ha un buon potenziale sulla carta, è sempre meglio mettere un piano di crescita perché il suo valore potrebbe aumentare per un'ipotetica cessione se state pensando di venderlo, o comunque potrebbe esplodere da un momento all'altro, soprattutto a inizio stagione, e regalarvi delle gioie inaspettate. Dico soprattutto a inizio stagione perché, come abbiamo notato, a inizio stagione i piani di crescita dei giocatori si sbloccano. Se magari avete un giocatore che ha 23 anni e si è bloccata la crescita, nonostante la giovane età si sia bloccata, non vi preoccupate, può capitare, è capitato anche a me molte volte, ma ho notato che di solito quando si inizia la nuova stagione, quindi luglio, agosto, settembre, questi primi mesi, la crescita si sblocca e il giocatore ricontinua a crescere. Quindi non vi preoccupate se un giocatore si blocca, è totalmente normale. Ora andremo a vedere qualche cambio di ruolo con i giocatori della primavera per farvi vedere qualche esempio su come capire qual è il giusto cambio di ruolo guardando le stats. Partiamo col terzino destro della primavera. Come potete vedere dalle statistiche, ha una buonissima velocità per il suo overall, un buon fisico e una copertura difensiva che sicuramente spicca sulle altre statistiche che magari sono molto più basse. Anche vedendo l'altezza del giocatore possiamo intuire che comunque si predispone per un ruolo come difensore centrale. Tutto ci indica come il difensore centrale sia il suo ruolo predefinito. Infatti, se impostiamo il difensore centrale sale di ben 2 punti di overall. Andiamo con il prossimo, un altro esempio sono i CC o i CDC. Solitamente quando li trovate in primavera hanno delle statistiche prettamente offensive. Diciamo che se trovate un CDC molto alto che magari non ha una grande velocità o delle grandi doti di passaggio, potete trasformarlo come difensore centrale e molto probabilmente prenderà qualche punticino sul suo overall, come in questo caso. Qui sempre con un altro giocatore brasiliano, un altro esempio da CDC a difensore centrale, altri 2 punticini guadagnati sul suo overall. Ricordiamo che comunque non solo l'overall cambia, ma può capitare che passando da una stagione all'altra il suo potenziale cambi. Potete accorgervene dallo stato nella hub rosa, vedendo le varie scritte che compaiono, ad esempio ha un ottimo potenziale, ottima promessa, insomma queste scritte qui. Potete capire se il potenziale del vostro giocatore è variato oppure no. Passiamo a un altro esempio. In questo caso abbiamo un centrocampista offensivo centrale, un COC, che lo trasformiamo come ATT, o meglio come AT inizialmente. Lo spostiamo leggermente più avanti perché notiamo subito che le doti di passaggio sono inferiori rispetto al suo overall di partenza. Tiro è 50, il suo overall è 49, quindi è veramente molto predisposto a magari doti offensive, di realizzative, e quindi proviamo ad avanzarlo anche leggermente come un AT, io userei anche un ATT. E infatti vediamo che aumenta già di 1, come ATT sicuramente aumenterebbe di più. Altro giocatore, altro cambio di ruolo, qui abbiamo un discorso simile, soltanto per un ATT che passa ad un'ala. Infatti in questo caso abbiamo un giocatore che ha un tiro e un passaggio equilibrato, 64 e 67, rispetto al suo overall che comunque è un 66, quindi non eccelle particolarmente in una delle due statistiche, ma è abbastanza equilibrato. Vista l'ottima velocità e comunque il passaggio che è abbastanza elevato rispetto al suo overall, possiamo spostarlo come ala destra in questo caso, visto il suo piede debole. Infatti vi consiglio di postare magari un giocatore di piede sinistro sull'ala sinistra, un giocatore di piede destro sull'ala destra, perché potrebbe guadagnare qualche punticino anche se spostate un S a un D. In caso di piede debole al contrario, diciamo, potete guadagnare un punticino. In questo caso da ATT a ala destra mi guadagna ben 4 punti overall, quindi un grande cambio ruolo. Infine abbiamo quest'altro giocatore viceversa di quello che abbiamo appena visto, quindi da ala destra ad ATT, perché come potete vedere le statistiche di tiro sono più elevate di quelle di passaggio. Sicuramente non c'è un grande sbalzo tra le due statistiche, però se allenato bene potete farlo salire molto velocemente e già vedete che da 49 passa a 51, quindi più 2. Sono piccoli upgrade, ma che comunque possono essere utili magari per inserire bene il vostro giocatore all'interno della vostra rosa. Ci sono tuttavia altri modi per capire qual è il giusto ruolo da applicare, qual è il giusto cambio di ruolo da applicare a un determinato giocatore. Oltre a vedere infatti le statistiche nel dettaglio e capire qual è il giusto cambio di ruolo,
possiamo semplicemente selezionarlo quando schieriamo la formazione e spostarlo nei vari ruoli per capire qual è il suo ruolo perfetto, diciamo. In questo caso abbiamo il giocatore della primavera, a cui abbiamo appena cambiato ruolo da ATT ad ala destra. Ha preso un più 4, se ricordate. Infatti, se lo spostiamo di nuovo ATT, passa a meno 4. In caso contrario, se fosse rimasto come ATT e lo aveste spostato come ala destra, vi sareste accorti che invece del meno 4 ci sarebbe stato un più 4, e quindi avreste capito subito che sarebbe stato il giusto cambio di ruolo da effettuare, perché il giocatore ovviamente è più portato per quel ruolo. Sempre parlando di cambi di ruolo, per capire quale appunto è il cambio ruolo giusto per un giocatore, è consigliabile guardare la durata del cambio ruolo. In alto al centro vedete stimato tempo 2 settimane. In questo caso vuol dire che il giocatore magari è più predisposto per un determinato ruolo. Diciamo che i cambi di ruolo i giocatori solitamente aumentano se il tempo stimato è 2 settimane, 4 settimane, 5 settimane. Diciamo che queste sono le il tempo stimato migliore per farvi capire qual è il giusto cambio ruolo. Questo discorso però non vale per i cambi fascia. Ad esempio Mendy da TS a TD non prende nessun punto overall, cambi solamente fascia. Stesso discorso vale ovviamente per le ali. Se cambio dalla sinistra alla destra, anche se mi dà tempo stimato 2 settimane, non vuol dire che prende punti overall, ma semplicemente cambia fascia. Quindi dalla destra alla sinistra o viceversa, da terzino destro a terzino sinistro, non cambia niente, non prende punti overall, cambia soltanto fascia. C'è una piccola eccezione, ovvero potrebbe prendere punti overall se ad esempio mettiamo un'ala sinistra con piede preferito destro su appunto alla destra e viceversa. Magari in questo caso potrebbe prendere massimo un punticino di overall. Altre cose che vi consiglio è sicuramente di non buttare il giocatore della primavera. Avete un 51 di overall nella vostra primavera e lo scartate subito? Per me sbagliate, perché con un cambio di ruolo giusto potrebbe salire di tantissimo, addirittura di più 6, di più 7. A me è capitato una volta addirittura di un più 9 di crescita. Quindi non buttate i vostri giocatori. Provate prima a cambiargli ruolo, vedere qual è il ruolo perfetto, perché magari gioca fuori ruolo e potrebbe prendere molti punti con un cambio di posizione. Quindi non buttate i vostri giocatori della primavera, dategli una chance. Un'altra cosa da segnalare è un bug frequente. A volte infatti, se cambiate ruolo ad un giocatore, potrebbe rimanere come tempo stimato 1 settimana, quel tempo che diventa infinito. Poi per risolvere questo bug basta selezionare un altro ruolo e poi riselezionare nuovamente quello precedente. È un bug che succede spesso, ma si può risolvere tranquillamente. Una delle domande più frequenti che ci fate inoltre è: ogni quanto cambiare il piano di crescita? Ad esempio, usciamo un attimo dal discorso cambi di ruolo. Allora, sicuramente preferibile controllare il piano di crescita il più spesso possibile, magari ogni volta che un determinato giocatore sale di overall, perché potete mettere e selezionare piano di crescita più veloce per quel giocatore e crescerà più velocemente. Solo in questo modo riuscirete a far crescere i vostri giocatori molto più rapidamente. Consiglio comunque una rivisitazione generale dei piani di crescita ad inizio stagione, a metà stagione e a fine stagione. Altre domande che ci fate spesso è: quanti ruoli posso insegnare ad un giocatore? I ruoli sono massimo 4. Una cosa da sottolineare è che se insegniamo a un giocatore ad esempio il ruolo di CC, poi lo cambiamo in CDC, nonostante il ruolo varia di poco, se lo vogliamo riportare come CC, quindi al suo cambio di ruolo originario, ci metterà molte più settimane. È un altro dei problemi di questi cambi di ruolo che sono stati aggiunti quest'anno, che andrebbero sicuramente sistemati. Il video giunge al termine, risponderemo nei commenti alle domande più frequenti. Lasciate un like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!